Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio parlarvi dei prodotti top e flop che sto utilizzando in questo periodo. Allora, non vi sto a parlare degli shampoo solidi perché comunque vi ho fatto un video apposta sugli shampoo, quindi già lì vi do una mia opinione, quindi non ve li mostro in questo video, vi lascio poi il link di quel video tra le schede se vi fa piacere vederlo. Allora, parto con due dentifrici mostrati in forse un haul del Sana, non ricordo comunque. Uno è questo, è il dentifricio solido di Officina Nature. Questo qua mi è stato omaggiato appunto al Sana ed è la mini taglia in edizione natalizia, ma c'è anche, oltre a questa taglia, viene venduta anche la taglia più grande. Sono delle pastiglie, eccole qua, che hanno tipo il gusto delle caramelline Polo, non so se le avete mai mangiate, vanno appunto masticate, dopodiché con lo spazzolino si strofinano i denti. Allora, fanno tantissima schiuma e anche il sapore è buono. Pulisce bene i denti, lascia l'alito abbastanza fresco, ma non per molto. Devo dire che non mi piace, non mi trovo bene con questo tipo di dentifricio in pastiglia perché il fatto di dover prima masticare e poi spazzolare, non lo so, mi fa un po' senso, non mi piace come sensazione. Inoltre non rimangono puliti per così tanto tempo i denti e ad esempio se si mangia qualcosa di un po' più strong, che ne so, le melanzane alla parmigiana, ecco, sicuramente questo dentifricio fa ben poco. Non voglio bocciarlo del tutto, però neanche lo promuovo del tutto, perché appunto non mi piace proprio la tipologia del dentifricio. Lo consiglio, ecco, se non abbiamo mangiato, bisogna appunto rinfrescare i denti per poi uscire, allora è perfetto, altrimenti no. Un dentifricio che invece mi piace tanto, mi sta piacendo tanto, che ho acquistato al Sana, approfittando appunto dello sconto, ma si può trovare anche sul sito di Eccoverde, è il dentifricio di Ben e Anna. Questo qua è quello black, sbiancante naturale al carbone attivo, olio di menta, aloe vera e olivello spinoso. Allora, anche questo non è il classico dentifricio in tubetto, ma è un vasetto in vetro, quindi anche questo diciamo che è zero waste, come l'altro di Officina Nature, che ovviamente anche per il viaggio questo è perfetto. Barattolino in vetro, si presenta così, ne basta pochissimo, viene preso con la spatolina e messo nel dentifricio. Allora, questo al di là del metodo che può piacere o non può piacere, è un metodo un po' strano, però mi piace sicuramente di più di masticare delle compresse. Questo devo dire che per quanto mi riguarda è identico a un qualsiasi dentifricio tradizionale che si trova nei supermercati. Lascia l'alito fresco, i denti puliti a lungo, fa una buona schiuma, proprio sembra al di là del metodo di applicazione dello spazzolino, dentifricio, però proprio per il resto è come un dentifricio tradizionale. Alito fresco a lungo, denti belli puliti, belli bianchi. Mi piace, mi sta piacendo, durerà una vita anche perché lo utilizzo solo io. Lo sto alternando con questo che è quasi finito e quello in polvere, quindi figuriamoci, mi durerà veramente anni. Comunque è ottimo, è un prodotto vegan, certificato Natru. Ovviamente non testato su animali, 12 mesi di PAO. Anche l'altro, anche questo qua è vegan. Assolutamente ve lo consiglio. Ci sono poi anche varie tipologie di questo dentifricio, ho visto su vari siti online, quindi se non lo volete al carbone ce ne sono tantissime tipologie. Poi, rimanendo sempre sullo zero waste, un prodotto che io sto adorando, che adora anche mia sorella. Questo ha una scatolina in plastica che conserverò, ma viene venduto in scatoline, barattolini di vetro, e sto parlando del deodorante Deoli. Questo in particolare è quello Soyang di Latte e Luna. È un deodorante ottimo. Allora, intanto la profumazione è buonissima. Dura veramente tutto il giorno, riesce a durare anche su mia sorella che è una sportiva, si allena ogni giorno e ogni giorno ovviamente suda come se non ci fosse un domani, e devo dire che questo sta funzionando anche su di lei. Questo è una pasta, lei poi ha comprato quello senza profumo e è
Questa è una via di mezzo fra una pasta e una cremina, mentre il suo è un pochino più una pasta, un pochino più compatto. In ogni caso si spalma molto bene sotto le ascelle, va tamponato e non spalmato e ha il burro di karité all'interno, mi sembra che sia proprio al primo posto, quindi è anche idratante nella zona, è lenitivo, non irrita assolutamente neanche dopo la rasatura, non crea problemi neanche alle ghiandoline che ci sono sotto le ascelle ed è un deodorante ottimo. Appena finisco questo, sicuramente andrò a acquistare la taglia più grande perché è buonissimo. Un prodotto che invece mi è stato omaggiato dall'azienda è di L'Éthique Biocosmè, la linea è Acate e sto parlando dello struccante, del balsamo struccante. Ne basta veramente una lacrimina, infatti è sempre qua. Una profumazione super 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 delicata, buonissimo, è un burro cremoso che però non appesantisce la pelle, non la unge, non appanna la vista e strucca molto bene anche il mascara waterproof. Mi sto trovando bene, io ho una pelle mista e devo dire che non mi ha dato problemi, non va ad ungere, non va appunto appesantire la pelle, anzi la idrata, ma in modo delicato non è proprio il termine giusto, però idrata senza appesantire. Strucca molto bene, ovviamente poi dopo io risciacquo il viso, comunque è un buonissimo prodotto, ve lo consiglio, però credo che abbia un prezzo alto. Poi un prodotto per il viso che non so se vi ho parlato di questo prodotto, no, ho un dubbio, quindi io ve lo mostro, è questo siero idratante lenitivo, lentisco e mirtillo fermentati di Officina dei Saponi, è un prodotto vegano e biologico, pack in vetro con tappo in bambù, è un siero che mi è stato omaggiato al Sana ed è un siero che a me piace moltissimo perché idrata e ammorbidisce la pelle, non la va ad ungere, ad appesantire, io che ho una pelle mista non mi va a buttare fuori sebo o prodotto, quindi se si ha una pelle mista può andare bene, mista grassa può andare bene anche solo questo al posto della crema, se si ha una pelle più secca ovviamente dopo il siero si applica anche la crema. Mi piace molto, ne basta poco, è una cremina leggera, l'unico problema è il pump dosatore che spara una quantità di prodotto che non si può regolare, quindi l'unico problema è questo. Ho provato anche un pottino di crema idratante, sempre della stessa linea uguale al siero, e mi è piaciuta molto. Le ho anche utilizzate in combo, in questo periodo più freddo. E mi è piaciuto sicuramente per l'estate, per il mio tipo di pelle, crema e siero non fanno assolutamente per me, ma nel periodo più freddo ho apprezzato la combo, molto buono, ve lo consiglio. E poi anche il pack, insomma, non è di plastica a parte il pump dosatore. Poi, ultimi tre prodotti, questi non sono zero waste. Allora, questo l'ho terminato praticamente adesso, è di Eco Bios, detergente viso biologico, idratante e illuminante, aloe vera e melograno, 0% parabeni, siliconi, olio minerali e coloranti. Questo qua è un prodotto vegan, testato al nickel, cromo, cobalto, che ho acquistato da Ipersoap un po' di tempo fa. Non mi è piaciuto, non mi piace la consistenza, che è una via di mezzo tra una crema e un gel. Ho visto un video di Titiana che diceva che a lei questa consistenza, che è un mix tra una crema e un gel, non si capisce bene, gli dà la sensazione che il prodotto sia scaduto, anche se poi non lo è. E devo dire che ha proprio azzeccato, perché anche a me dà la sensazione che il prodotto sia scaduto. Ho avuto questa sensazione con un bagnoschiuma di Alverde e l'ho avuto anche con questo. Non fa tanta schiuma, anzi quasi per niente, ma questo non è un problema. Il problema è proprio anche questa consistenza. Non mi dava la sensazione di lavare bene il viso. Non irritava la pelle, non bruciava gli occhi, però ecco, non l'ho trovato. Ho trovato, ecco, che non facesse praticamente nulla, in più questa consistenza non mi è piaciuta, quindi no. La profumazione è gradevole, si sente l'aloe, ma no. Ultimi due prodotti per le labbra, una è una riconferma ed è il balsamo labbra Dottora Ushka, certificato Natru. Questo stick labbra è il terzo forse che utilizzo, io lo adoro, soprattutto in questo periodo freddo. Se avete le labbra devastate, screpolate, secche, questo è la manna dal cielo che vi salverà la vita perché è fantastico. Veramente vi rimette in sesto le labbra in poco tempo. Costa un po', però
ne vale la pena perché funziona. Ecco, prima di andare con le labbra devastate in farmacia a comprare uno stick labbra da 15 euro che non fa niente o che ha ingredienti che non sono naturali, preferisco spenderne 9 e acquistare questo. Sono sicura che mi mette in sesto le labbra e ha anche dei buoni ingredienti. Ha una buonissima profumazione che mi ricorda un po' l'estate perché mi fa venire in mente la citronella. Non so perché non c'è qui dentro la citronella, però non lo so. Ha questa consistenza di un po' quasi gel, non saprei descriverla. Comunque è super idratante, super ammorbidente, nutriente. Vi crea anche un po' una pellicola di protezione intorno alle labbra. Buonissimo, lo utilizzo la notte, ne metto una quantità abbastanza abbondante a mo' di impacco e al mattino le labbra belle morbide. Quindi un prodotto super consigliato. Ultimo prodotto è questo qua, è un lip balm di Balea. Preso nel calendario dell'avvento dello scorso anno, ma anche in quello di quest'anno abbiamo il solito balsamo labbra. Vi lascio il link dello spacchettamento del calendario dell'avvento di Balea se non l'avete visto. E poi ce n'è uno in edizione permanente di questo balsamo labbra, che non so se è il solito o no, non ne ho idea. Comunque, questo mi sta piacendo molto, ha un buon profumo. Veramente molto buono, delicato, non saprei descriverlo, ma è veramente buono. Il beccuccio così non è tra i miei preferiti, lo utilizzo durante la giornata, è molto idratante ma non nutriente, quindi se si hanno le labbra proprio devastate questo non fa per voi, ma se abbiamo le labbra leggermente secche, oppure normali, ma vogliamo mantenere quell'idratazione durante la giornata, questo qua ve lo consiglio. Ripeto, non so se è lo stesso che è in edizione permanente, dovrei provarlo, credo di sì. Sì, comunque i balsamo labbra di Balea a me piacciono, costano poco, qui è un 8 ml di prodotto e è un super consigliato. Bene, quindi questi sono stati i miei top e i miei flop del periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa dei prodotti che vi ho mostrato, se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!